Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina dei Martiri, prega per noi. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dei Martiri, prega per noi. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, in secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dei Martiri, prega per noi. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dei Martiri, prega per noi. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dei Martiri, prega per noi. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina dei Martiri,
Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, torre di Davide, Torre d'Avorio, Casa d'Oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei veri cristiani, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai donato di venerare la Beatissima Vergine Maria sotto il titolo di Regina dei Martiri, concedi a noi, fortificati dalla sua continua protezione materna, di non temere alcun pericolo sulla terra e raggiungere la gioia eterna del cielo. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore.
Signore, alleluia, benedite il suo nome, alleluia, cantate al Signore, alleluia, con inni di lode, alleluia, cantate al Signore un canto nuovo, da tutta la terra cantate a lui, benedite per sempre il suo nome, narrate alle genti la sua gloria, cantate al Signore, alleluia, benedite il suo nome, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. A nome della comunità dei frati minori della Basilica, desidero rivolgere un carissimo saluto di benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo di questa chiesa locale, al ministro provinciale, il molto reverendo Fra Alessandro Mastro Matteo, ai concelebranti qui presenti, al signor sindaco Tommaso Minervini, a Leonardo Siragusa e Giuseppe Malerba, presidente e vicepresidente del Comitato Feste Patronali di Molfetta. Saluto inoltre tutti voi fedeli che attraverso la diretta televisiva e i nostri canali social siete associati al pellegrinaggio spirituale verso il nostro santuario per rivolgere un pensiero di gratitudine alla Madonna dei Martiri, la quale 460 anni fa compì un grande prodigio per aver salvato Molfetta dalle conseguenze catastrofiche di un forte terremoto. La invochiamo in questa celebrazione quale aiuto dei cristiani, con la consapevolezza del suo sostegno in ogni momento di prova. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, poniamoci alla presenza del buon Dio e a Lui chiediamo con tutto il cuore perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà.
perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre, la gloria del Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, preghiamo. O Dio, che in Maria, madre del tuo Figlio, hai posto il segno della nostra difesa e del nostro aiuto, concedi al popolo cristiano di vivere sempre sotto la sua protezione e di godere di una pace indefettibile. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni a Iconio ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei con i loro capi di aggredire e lapidare Paolo e Barnaba. Essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, Listra e Derbe e nei dintorni, e là andavano evangelizzando. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava a questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato. Disse a gran voce: «Alzati, ritto in piedi». Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo in dialetto laicaonio: «Gli dei sono scesi tra noi in figura umana». E chiamavano Barabba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all'ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando: «Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prova di sé, beneficiando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori». E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. Parola di Dio. Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per il tuo amore, per la tua fedeltà, perché le genti dovrebbero dire: dov'è il loro Dio?
non a noi, Signore, ma al tuo nome e da gloria. Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole Egli lo compie. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Saludato Gesù Cristo, ringrazio Padre Nicola, il parroco di questa comunità della Basilica Madonna dei Martiri, per le belle parole di accoglienza rivolte a me e a tutti quanti voi, così come saluto cordialmente il Padre Ministro, il Signor Sindaco, grazie. In lei vediamo tutta la cittadinanza di Molfetta, il Presidente del Comitato Feste con il suo vice. Grazie. È una sensazione del tutto particolare, potete ben immaginare voi che ci seguite dalle vostre famiglie, dalle vostre case,
celebrare in questa splendida basilica minore Madonna dei Martiri qui a Molfetta, vuota. Però sicuramente tutti coloro i fedeli che ci seguono da lontano avrebbero certissimamente riempito questo luogo santo. Per cui immaginiamo che le pareti di questa basilica questa sera si siano un po' allargate. Sono qui a celebrare insieme a voi un evento miracoloso attribuito proprio all'intercessione della Madonna dei Martiri. 1560, l'11 maggio, ci fu un terribile terremoto avvertito in tante regioni d'Italia e si attribuisce all'intercessione di Maria. Il fatto che Molfetta sia stata preservata da feriti, morti e distruzione. Stiamo vivendo sicuramente un tempo assai difficile, un altro sisma. In qualche modo ha intaccato non solo la nostra nazione, ma direi tantissime nazioni, il mondo intero, con questa epidemia che noi ci auguriamo possa conoscere la fine quanto prima. A Maria, la Regina dei Martiri, che noi veneriamo con tutto il cuore e con amore di figli, interceda ancora oggi presso Dio Padre perché ottenga la salute per gli infermi, la guarigione per i malati, la pace eterna per coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, specie il brano del Vangelo di Giovanni, che ci riporta nelle ultime ore trascorse da Gesù qui in terra. Sono le ultime battute proprio relative all'ultima cena. E Gesù quasi consegna ai suoi discepoli il suo testamento. Egli sarebbe stato condannato, sarebbe stato ucciso e poi sarebbe salito al cielo, ma lascia noi qui sulla terra a perpetuare la sua missione. E raccomanda ai suoi discepoli ciò che indubbiamente farebbe e fa con ciascuno di noi questa sera, ad alloggiare nel nostro cuore, ad ospitare in noi i comandamenti di Dio, la sua parola. Ed è bellissimo quello che il Signore ci dice: chi mette in pratica i comandamenti di Dio, chi ascolta e chi accoglie la parola di Dio, dice: io e il Padre verremo da Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Basilica significa casa di Dio. Qui siamo in una basilica. Ogni vero credente deve diventare basilica, casa del Re, casa del Re. Noi siamo chiamati a ospitare la parola di Dio, ad accogliere la sua parola perché cresca insieme a noi e si manifesti attraverso le inconfutabili prove della nostra fede, attraverso la carità, il perdono, la misericordia, l'aiuto vicendevole, eccetera. Siamo chiamati a diventare casa di Dio. Ci apprestiamo liturgicamente a festeggiare, fra 2 settimane, la solennità della Pentecoste.
L'Apostolo Paolo dice: ricordatevi che voi siete tempio dello Spirito Santo. Ma chi delle creature è diventata per eccellenza la casa di Dio, se non Maria, la piena di grazia, la tutta santa, la tutta pura? La sua parente Elisabetta la chiamerà così: beata perché hai creduto, perché ti sei fidata di Dio, perché hai fatto spazio a Dio nel tuo cuore. Magari si potesse dire di noi la stessa cosa. Magari. Ciò significa che noi dobbiamo fare ogni giorno un pochino una ricognizione di coloro che abitano nella nostra vita. Abbiamo ascoltato il bellissimo racconto degli Atti degli Apostoli, in cui Barnaba e Paolo, dimostrando la fede in Dio, la fede in Gesù, sono quasi riconosciuti degli dèi. Si strapperanno le vesti ed essi dicono: no, noi siamo uomini come voi. Ciò che noi facciamo non è per noi, non è per causa nostra, ma per la nostra fede in Dio. Maria che cosa dirà nella casa di Elisabetta, nel cantico del Magnificat? Grandi cose ha compiuto chi? Il Dio. Il Signore compie grandi cose perché guarda l'umiltà della sua serva, dei suoi servi. Oggi noi diciamo grazie al buon Dio perché questa città è stata scampata, è stata liberata, e che dal pericolo del terremoto di secoli fa. Ma grazie alla fede dei nostri cari, questo evento deve ricordarci che noi dobbiamo prevenire qualsiasi catastrofe, specie la disfatta morale, la disfatta soprannaturale. Non sono pochi coloro che vivono come se Dio non ci fosse, come se il Signore fosse venuto per gli altri e non per sé. Gesù ha detto che la casa fondata sulla roccia non verrà meno. Ci saranno bufferi, ci saranno anche terremoti, catastrofi, ma quella casa rimarrà salda perché costruita sulla roccia. E la roccia è Cristo. Viviamo così la nostra fede. Diciamo grazie al Signore, diciamo grazie a Maria che si è fidata del Signore, e chiediamo che anche la nostra fede sia così robusta da lasciare il segno dietro e attorno a noi. E mi piace proprio concludere questa mia breve riflessione con una che il servo di Dio, Monsignor Tonino Bello, ha fatto proprio qui, sicuramente in questa basilica. Egli che era un innamorato della Vergine Santissima. Voi sapete, questa chiesa, questa basilica, è proprio qui sul mare di Molfetta, sull'Adriatico, guardando verso l'Oriente. Egli dice: facciamo festa attorno al faro. Carissimi, diceva, passeggiando qualche volta sul porto, mi sono chiesto se per i nostri marinai che ritornano a casa dopo una faticosa navigazione, il faro vero sia quello che si erge alla punta del molo, ossia costituito invece dal santuario della Madonna dei Martiri. Una cosa è certa, che se nelle tempeste del mare il faro del molo è utile per alcuni, nelle bufere della vita la Vergine Santa
è l'indiscusso punto di riferimento per tutti i morfettesi, si trovino sul mare o abbiano a che fare con la terraferma. È lei il faro di prima grandezza che lascia fasci di luce nelle nostre interminabili notti spirituali. È lei che rischiare le tenebre interiori in cui il peccato o la sfortuna ci ha fatti precipitare. È lei che, indicando Gesù e invitandoci a fare tutto quello che gli dice, offre a tutti le coordinate per una rotta che ci preservi da ulteriori tragedie. È lei che ci fa gustare la gioia dei ritorni verso casa e con le sue carezze di madre ci anticipa gli abbracci di chi ci vuol bene. Facciamo festa, perciò, attorno al faro, con la lettera grande, dico io. Di quell'altro, quello che si erge sul molo, c'è bisogno solo di notte. Di questo, invece, che trova nella Madonna dei Martiri la sua lanterna più chiara, abbiamo sempre bisogno, anche quando nel cielo splende il sole meridiano, e così sia. Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. Preghiamo insieme e diciamo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio dell'amore e della pace, per la Chiesa in cammino nel mondo, perché mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annunzia, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i discepoli del Signore, perché imparino a valutare la povertà e la ricchezza della terra secondo la sapienza del Magnificat, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i cristiani che si trovano nel dubbio, perché sull'esempio della Vergine si affidino interamente al Signore e diventino beati per la fede, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per quanti vivono il mistero del dolore, perché uniti con la Vergine Madre attingano consolazione e speranza alle sorgenti del Salvatore, preghiamo. Per noi qui presenti, perché a imitazione di Maria, donna forte e sapiente, diventiamo adulti nella fede e cooperiamo al mistero della redenzione, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, Dio della salvezza, che Maria ha esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa nostra generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo Spirito la nuova civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Mia forza e giustizia.
Dio dell'universo, della mio Dio, abbiamo ricevuto questo pane fruttifero. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio e la nostra vita diventino un'offerta gradita a Dio, che è Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Padre, accogli l'offerta che presentiamo all'altare nel ricordo di Maria, aiuto dei cristiani, e fa che nelle prove della vita la sentiamo sempre vicina come soccorritrice e madre, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Innalziamo i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai dato l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, come ausiliatrice e madre al popolo cristiano, perché affronti intrepido il buon combattimento della fede e saldamente ancorato all'insegnamento degli Apostoli, proceda sicuro tra le tempeste del mondo fino a raggiungere la perfetta gioia nella patria celeste. E noi, oggi e nei secoli, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con devota esultanza l'inno della tua gloria. Thank you.
Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continua a radunare intorno a te un popolo che, da un confine all'altro della terra, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nella remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Corrado e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tutta la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità in pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati voi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Verso.
tu sei riposo, tu sei sicurezza, gioia e letizia, la nostra speranza. Tu sei giustizia, tu sei comprensione e ogni nostra sovrabbondante ricchezza. Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla mensa dei santi misteri, fa che, sostenuti dall'aiuto di Maria, nostra Madre, ci spogliamo di ciò che è corrotto e perverso per rivestirci di Cristo, uomo nuovo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Procederemo ora all'accensione della lampada e all'atto di affidamento alla Madonna dei Martiri, che il sindaco leggerà a nome di tutta quanta la cittadinanza. Al termine della lettura, durante il canto del responsorio, il vescovo offrirà l'incenso all'icona della Madonna dei Martiri. Ti preghiamo, o nostra Signora, o nostra speranza, tu che sei la stella del mare, brilla su di noi, in preda alle tempeste di questo mare del mondo e guidaci al porto della salvezza. Noi, o Maria, senza il tuo aiuto di madre potente e pia, il giorno 11 maggio 1560 saremmo rimasti sepolti sotto le macerie del terremoto che in quell'anno invase le nostre terre, se il tuo materno aiuto non avesse messo in salvo la nostra città. E in questo momento, nell'accensione della lampada, dinanzi ai tuoi occhi, brilli ogni famiglia molfettese e quanti sono per mare, sia espressione di gratitudine e di lode, che mai cesseranno di innalzare e nessuna tentazione farà tremare. Nel momento del nostro passaggio, accompagnaci con la tua presenza consolatrice, affinché, senza timore, possiamo meritare di salire beati al gaudio eterno. Ce lo conceda colui che hai portato nel tuo grembo benedetto, che abbracci teneramente, al quale va ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Tutti i mali strappaci, lontano.
Eccellenza carissima, i frati di questa Basilica e a tutti coloro i quali ci seguono, grazie al Comitato Feste Patronali siamo qui anche quest'anno e io sono qui in rappresentanza di tutta la città a conservare e mantenere quell'impegno che fu assunto nel 1560 dal responsabile dell'epoca del popolo di Molfetta. E questo impegno si tramanda e si conserva e si attua ogni anno da 460 anni. Mai come quest'anno assume un significato ancor più vivido questa ricorrenza. Non è un terremoto, ma un terremoto ha attraversato le nostre vite, le nostre relazioni, la nostra vita quotidiana. E quindi è giusto ancor più quest'anno rimarcare non soltanto l'atto di fede, ma come ha detto Sua Eccellenza il nostro Vescovo, insieme alla fede va reclamato l'impegno dei valori evangelici che ciascuno di noi deve attuare, perché noi siamo chiamati alla responsabilità insieme alla fede. E così come abbiamo preservato le nostre case, perché insieme alla fede abbiamo migliorato il modo di costruirle, così noi oggi, insieme alla fede, dobbiamo migliorare le convinzioni e i valori sul significato della vita, sul significato delle relazioni, sul significato e il rispetto del rapporto con se stessi e con gli altri, perché solo così riusciremo a sconfiggere questa pandemia che ha colpito la nostra città ma l'intero mondo. Solo con, insieme alla fede, soprattutto la responsabilità, piccoli gesti che salvano e conservano questa nostra comunità dalla epidemia. Questo è quello che io ho il dovere di chiedere a tutti voi che ci ascoltate, alla gente di questa città. Insieme alla fede va attuata la responsabilità, vanno attuati gesti concreti ed è nel rispetto con gli altri che noi dobbiamo capire che c'è la responsabilità delle libertà di tutti quanti noi. Ringrazio infine i frati di questa Basilica che conservano e custodiscono vivido quello che Monsignor Cornacchia ha chiamato Basilica, cioè la casa. E la casa è questo, è il punto identificativo di tutti i molfettesi in questo territorio, dall'altra parte dell'oceano, nelle Americhe, in Europa, in tutto il mondo. Se c'è un pensiero a un molfettese presente o lontano in un momento di difficoltà, quel pensiero è
a questo punto della città, a questa basilica, come un richiamo a quello che è il rapporto con la propria madre. Quindi grazie a tutti voi, ai frati, al Comitato Feste Patronale, grazie alla responsabilità della stragrande maggioranza di questa città, e ringrazio lei, Eccellenza, per avermi dato questa opportunità e insieme alla fede di attestare l'impegno dei doveri civili. Grazie. Permettetemi, prima di invocare la benedizione del Signore, di dire mio grazie rinnovato alla comunità dei frati minori, veri custodi di questo luogo santo, a voi cari giovani che state seguendo il carisma di Francesco di Assisi, grazie al Comitato Feste, rappresentato degnissimamente dal nuovo presidente Leonardo, e grazie a lei, signor Sindaco Tommaso Minervini, e grazie perché abbiamo pregato insieme. Quello che avete detto sicuramente lo porteremo nel cuore, voi dalla parte civile, noi anche dalla parte spirituale, sosteniamo quelli che sono fedeli e cittadini. E invoco con tutto il cuore una grande benedizione per l'intercessione della nostra Mamma Celeste su tutti quanti voi che ci avete seguito, grazie alla gentilissima emittente di Teledeon, grazie a voi, e la benedizione raggiunga i confini del mondo, laddove ci sono i nostri concittadini emigrati in ogni terra in cerca di salute, di una prosperità umana e soprattutto morale e spirituale. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Amen. Gesù Cristo, nato dalla Immacolata Vergine Maria e risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. Amen. Lo Spirito Santo che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, vi rimanga per sempre. Amen. La messa è finita nel nome del Signore, e sorretti dallo sguardo della Vergine Maria, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.